sedersi. Siediti. Buonasera a tutti, scusatemi, stavamo preparando gli ultimi documenti che stasera vogliamo esporvi e in particolare con l'assessore Alessandra Calafiore faremo anche un quadro di quella che è la situazione dei tentativi di truffa, io li chiamo così perché è inutile che ci gira attorno, di richieste della Messina Family Card e daremo contezza di quante sono, di quello che sta succedendo e di quello che succederà, perché io l'avevo detto prima di Pasqua e avevo avvisato tutti e devo dire alcuni hanno compreso il mio messaggio e hanno chiesto immediatamente la sospensione, appunto tale che abbiamo dovuto proprio attivare un'apposita procedura con richiesta di mail e tutto. È ovvio che ora andremo a verificare anche una serie di passaggi, ma ve lo dico ora in corso della trasmissione daremo anche i dati di quella che è la situazione attuale della erogazione della Family Card. Abbiamo anche affrontato alcuni argomenti che ora nello specifico ci portano a fare non solo l'analisi ma soprattutto individuare le soluzioni per quello che è il tessuto imprenditoriale della nostra città e che comunque caratterizza fondamentalmente anche l'intero tessuto siciliano, cioè fatto principalmente da partite IVA, fatto principalmente da piccoli imprenditori. E una delle prime anomalie che oggi abbiamo segnalato, devo anche ringraziare
alcuni giornalisti che oggi indirettamente, così, con un confronto costruttivo, mi hanno anche naturalmente sottolineato quella che è un'anomalia che avevamo già riscontrato e per la quale stavamo cominciando anche un percorso di approfondimento riguardante la situazione degli immobili che sono stati dati in locazione a imprenditori, a titolari di studi professionali, e quindi parliamo comunque di immobili di categoria C1 per l'esattezza, che prevedono come misura, se non ricordo male, che il pagamento, il 60% del valore della locazione verrebbe posta a credito d'imposta su quelle che sono le imposte che comunque ogni imprenditore dovrebbe pagare nei mesi successivi. Certo, nessuno si è posto la domanda se l'imprenditore in questa situazione ha i soldi per pagare le imposte, per pagare le tasse, naturalmente, e qui sarebbe un altro tema da affrontare per chi sta sopra le nostre teste, perché forse c'è il gioco delle tre carte, si dice tecnicamente. Da un lato ti do i soldi, i famosi 25 mila euro ad imprenditore, che dicono che già ce l'avete tutti in tasca, per cui io non capisco voi imprenditori perché vi state lamentando, se già mi risulta che ognuno di voi ha avuto 25 mila euro, li sta avendo stasera, stanotte, domani mattina, prima era prima di Pasqua, dovevo uscire dall'uovo di Pasqua, poi dovevo uscire il giorno dopo Pasqua, che era ieri. Comunque questi 25 mila euro, intanto per tutti, quando li prenderete, io mi auguro prestissimo, che vi serviranno per pagare le imposte dei prossimi 2 mesi, quindi da un lato ve l'hanno dato e dall'altro le dovete comunque versare, proprio perché manca comunque un'impostazione strategica, un approccio strategico della questione economica che si è generata con una ormai spirale negativa e anche depressiva, come si dice tecnicamente, e per la quale non si può ovviamente affrontare il tema col gioco delle tre carte, e come è stato fatto per quanto riguarda il credito d'imposta che è stato riconosciuto agli immobili di categoria C1, cioè gli immobili per le attività commerciali. E mi chiedo, e quelle artigianali e le altre categorie che fanno? Cioè, perché l'avete dimenticati? Perché non possono usufruire del credito d'imposta? Io vi dico che anche questo, mi permettete, è una grande puttanata contabile, chiamiamolo in questi termini, perché abbiamo detto che forse era più logico in una norma consentire già comunque per legge che si utilizzasse l'eventuale caparra data, o comunque calmerare con un principio contabile il pagamento diretto ai proprietari di immobili e di conseguenza evitare questi meccanismi di credito d'imposta per le quali tanti imprenditori comunque non ci rientreranno, o perché non hanno i soldi per pagare le imposte, perché ovviamente la situazione è tragica per tutti, o perché non hanno imposte da pagare, per cui si rimanderebbe, ma intanto devono anticipare l'affitto. Mi dirà, ecco, la vedo in questo momento collegato, dite il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccolo lì, e mi sta scrivendo, anzi mi sta lanciando con i suoi occhi, dice: ma De Luca, ma scusa, se noi abbiamo sospeso tutte le procedure esecutive, intanto, ecco, consoliamoci con questo, cioè che comunque pure se non pagate non vi possono buttare fuori, siete morosi ma non vi possono buttare fuori, mi dice, fino a giugno, salvo proroga. Beh, intanto il concetto è uno, Presidente del Consiglio, e a luglio, quando non ci sono più le procedure, vengono riattivate, dopo 3 mesi del genere, 4 mesi del genere, dove si prendono i soldi per pagare gli affitti? Ma secondo voi continuare con la visione della mancia di Stato, i 600 euro, gli 800 euro, piuttosto che invece sospendere o pagare direttamente chi ha locazioni, o sospendere il pagamento delle bollette, o pagare queste, non era la cosa migliore e più pratica da fare, o no? E allora noi lo rivendichiamo, stiamo preparando comunque una nostra riflessione su questo tema, le nostre richieste, sempre basate sul principio: io mi fido di te, perché qua c'è un patto chiaro
di vera e propria rispetto e soprattutto fiducia con il territorio, oppure è inutile quelli che sono gli esempi che ci provengono dalla Svizzera, dove fai una richiesta per mail, altro che firma autenticata, e nel giro di una settimana ti ritrovi già col 10, col 20%, mi ricordo quanto, del fatturato dell'anno precedente, intanto sul conto tuo imprenditore. Questo significa uno Stato che ha fiducia. Ecco, questo sì. È ovvio che in tutto questo ci sarà chi tenterà di approfittarne. Beh, stagliamolo definitivamente, perché ora come sarà con i conti che vi farò vedere della Messina Family Card, chi è che fa lo sciacallo in questo momento e si ruba dei soldi o degli aiuti che non gli toccano? Beh, qui tenete conto che non è come la situazione del pollo di Trilussa. Non è che qui se qualcuno mangia un pollo in più è venuto meno a qualche altro, perché qui c'è una struttura che si è organizzata mettendo in conto anche queste cose, e cioè comunque chi è che ha tentato di truffare la comunità non ha danneggiato altri, perché comunque noi stiamo andando avanti ad erogare quelle che sono il sostegno alimentare. Ci sono tutta una serie di pratiche che stiamo vedendo, abbiamo circa un migliaio di email che stiamo smaltendo, ma che abbiamo fatto un piano, abbiamo fatto una riunione oggi pomeriggio per smaltirle velocemente, anche perché comunque procederemo ora con tutta una serie di azioni. E quelle che io vi voglio ora cominciare a dire, poi con l'assessore Calafiore approfondiremo tutta una serie di casistiche, perché è giusto che si sappia cosa sta succedendo, andando anche agli esempi pratici delle varie richieste balorde che ci arrivano, che c'è quasi quasi, c'era pure una telefonata: posso rubare? Ma che puoi rubare? E lo dice quasi così candidamente: posso rubare? Ho assistito a una telefonata poco fa dove uno candidamente diceva che comunque voleva richiedere la social card, la Messina Family Card, però si doveva spostare alla residenza. A domanda risponde: la residenza perché? Ma c'è mia suocera, c'è mio suocero. Ma quando vi conviene facciamo i nuclei unici. E ora ve l'ho detto che qui la residenza non si sposta, che la situazione per quanto ci riguarda è fotografata al 28 febbraio, Alessandro, sì. Abbiamo stabilito, per cui possiamo fare tutti i balletti residenziali che volete, la situazione rimane cristallizzata al 28 di febbraio. Dopodiché, se ci sono delle situazioni eccezionali e che non riguardano un'immotivata richiesta, come abbiamo viste tante, e no, signori, questo gioco non può funzionare, mi dispiace, l'abbiamo detto dall'inizio, ed ora entriamo anche nel merito di questa questione e cominciamo a dare le prime notizie puntuali. Quindi noi sugli imprenditori ci ritorneremo, perché stiamo elaborando delle proposte ben precise, e anche perché lo strozzinaggio di Stato non serve. È inutile che lo Stato, da un lato, con la logica della mancia di Stato, fa tirare il collo a tutti quanti, che già, ripeto, mi auguro che avete preso i 600 euro, gli 800 euro, tutti i soldi che vi sono stati promessi, ma nel frattempo, Presidente del Consiglio che ci stai guardando, sono passati 20 giorni. E se qui a Messina non c'era il comune di Messina, ben organizzato comunque, per non far morire di fame nessuno, io non lo so in questi 20 giorni cosa sarebbe successo. Ecco qual è il tema. Perché è inutile che quando si è in tempi di guerra come questi, il decisionismo è l'elemento che ci deve contraddistinguere. 20 giorni significa aver lasciato 20 giorni senza mangiare questa gente, questo significa. E poi prendete e dobbiamo minimizzare tutto, perché in un momento del genere provate a stare voi 20 giorni senza alcun sostegno, provate a stare voi 20 giorni sotto l'amianto come le baracche, perché non le fate queste prove voi che state sopra di noi, e che quindi per voi tutto poi deve essere minimizzato. Sta arrivando, arriverà, e nel frattempo intanto la gente è chiusa dentro a dover sopportare anche queste bugie di Stato. Ebbene, rispetto a questo, meno male, santo Max Minutoli, è inutile, il 9 di marzo mi ha costretto, e ti dico grazie Max, mi ha costretto ad aprire immediatamente il nostro gabinetto di guerra, come lo chiamo io, cioè è partito operativamente il COC, e meno male che la visione di Max Minutoli
è stata così lungimirante che ci ha messo subito nelle condizioni di avviare la rete con il volontariato, con i banchi alimentari, con tutte anche le attività che sono state svolte attraverso l'assessore Calafiore. Quindi abbiamo potuto affrontare, perché noi oggi quanto ne abbiamo? 15? Sono passati qua oltre 35 giorni, e in oltre 35 giorni la gente che ha chiuso l'attività come doveva campare, con il combinato disposto dell'articolo vattene a pesca. Ecco, quando noi poi ci irritiamo lo facciamo a ragion veduta, perché poi vedi anche questi artigiani bistrattati anche su quello che era il riconoscimento della compensazione dell'affitto di marzo col credito d'imposta, che mi pare solo per un mese, non so se ora stanno facendo proprio un problema. Ma non ne vogliamo mance di Stato! Noi pretendiamo operazioni in automatico, sospensione delle bollette, sospensione del pagamento Enel, gas. Perché da un lato ci dovete fare stirare il collo per avere qualche euro e dall'altro lato ce li fregate con il pagamento di utenze, con il pagamento dei fitti e quant'altro? Ma che logica balorda è questa? Ed è ovvio che la gente, più giorni passa, più si infuria. E meno male, ripeto, che noi abbiamo impostato l'assetto di guerra fin dall'inizio. Ed oggi abbiamo il dato aggiornato alle ore 18 delle domande che sono state presentate per la Messina Family Card. Sono state 8.681 esattamente, che ha portato all'8,72% di richieste sul totale dei nuclei familiari di Messina. Vi ricordate che io ho detto che secondo me avremmo sfiorato il 10-12%? Beh, ci stiamo avvicinando. I nuovi poveri del coronavirus, perché la percentuale di popolazione che abbiamo visto che era assistita tradizionalmente da banca alimentare e che va aggiunta in una parte in questa, comunque era di circa il 2-3%. Guardate che qua noi già abbiamo un 6% delle famiglie, significa che mediamente, se parliamo di nuclei di 3-4 persone, significa che ci sono 25.000 persone che noi stiamo sostenendo, noi, questa struttura, la lungimiranza del comune di Messina. E su queste 8.681, ecco quali sono i fatti su cui io voglio essere valutato, non su altro, su questi fatti. E allora ribadisco: 8.681 richieste, 6.481 fascia A e B, cioè quelli che teoricamente non avrebbero reddito e nessuna forma di aiuto. E ora qua vediamo chi è che ci ha truffato, ora qua ve li dico uno per uno. E poi abbiamo la fascia C, che sono invece 2.200 domande che hanno dichiarato di ricevere una forma di sostegno pubblico, giusto assessore? Oh. E quindi tenete conto che l'aiuto che è stato erogato ad ora è a 2.701.000 euro, e già l'importo speso è stato da 338.000 euro. Quindi vedete che organizzazione. E tenete conto di un fatto, che su 8.681 domande, 6.481 che riguardano i nuclei familiari che rientrano nella fascia A e B sono già state tutte esitate. Abbiamo quelli della fascia C, che da oggi, giusto, parleremo anche di questa operazione, dell'accordo, grazie al direttore dell'INPS, grazie, perché ha sopperito a quello che non è stato fatto in ambito regionale, perché bastava fare l'accordo in ambito regionale. Presidente Musumeci, veda, questi non sono dettagli da poco, perché noi, se avessimo fatto già l'accordo con l'INPS in ambito regionale, avremmo potuto fare i controlli che voi ci chiedete nelle vostre letterine. A proposito, Musumeci, quando ci mandi gli altri soldi? Tu hai detto ai siciliani già 15 giorni fa che mandavi 100 milioni per il sostegno alimentare, ma l'hai detto ai siciliani che ha mandato solo il 30%?
e che hai messo in difficoltà tutti i comuni, perché tutto il mondo sa che avevi mandato invece 100 milioni di euro. Perché non dite quando ci rimandate? Io ho controllato nelle mie palle di cristallo e ho verificato che questi soldi forse li prenderemo nella prima settimana di maggio, cioè dopo che si approverà la legge di stabilità. Perché la legge di stabilità, cari siciliani, la approveranno, perché sennò si scioglie il Parlamento siciliano, se ne vanno a casa. A casa, avete capito? Perché questo prevede lo statuto siciliano. E allora approveranno ora la legge di stabilità e magari ci manderanno l'altro 70%. A proposito, io oggi ho dovuto pagare il pedaggio dell'autostrada. Amico assessore Falcone, ma questa proroga scusatemi, vi abbiamo detto bravi perché avete fatto almeno qualche misura, il mio amico Falcone è uno concreto, seria, che avete sospeso il pedaggio. Stamattina ero senza soldi, mi sono dovuto prestare i soldi per pagare il pedaggio. Ma in fin dei conti, ma la finiamo di imitare Perecottari e di fare provvedimenti che hanno un senso. Marco Falcone, tu che mi segui, per cortesia, se non ti sei dimenticato che è scaduto già ieri il tuo provvedimento, per favore fallo. Fallo e fallo almeno fino a quando è stato prorogato il piano di emergenza, che sarebbe il 3 di maggio, se non ricordo male. Ma di che cosa siete distratti? Scusatemi, chi è che mi rimborsa ora l'euro e 10 che ho dovuto pagare stamattina io del pedaggio? Chi? E allora ve lo voglio dire così, simpaticamente, per richiamare la vostra attenzione sulle cose di cui vi sareste occupati. Guardate che continuano ad arrivare foto degli sbarchi sullo stretto di Messina, che viaggiano come gli animali. Questo ve lo voglio dire, perché a me mi avete messo in croce per quanto riguarda gli assembramenti dell'uovo di Pasqua, ma quelli che avvengono ogni giorno negli orari di punta sullo stretto di Messina, sui traghetti, chi è che se ne occupa? Duva? L'onorevole Duva? Ti attendiamo ancora, Duva, alla soluzione che dovete mettere in pista, ammazzata la banca dati del sindaco De Luca. Siamo qui, intanto ogni giorno, li potete verificare, viaggiano come le bestie. Altro che assembramenti. Tutto questo perché si doveva fare il dispetto al sindaco De Luca. Beh, presidente della regione e presidente del consiglio dei ministri, ora che andate d'amore e d'accordo, risolveteci i problemi però. Va bene? Risolveteci i problemi. Quest'altro è un'altra questione che è rimasta lì irrisolta e i siciliani non sanno chi entra e chi esce dalla Sicilia attraverso la porta principale, che rappresenta l'80% del traffico riguardante viaggiatori e merci della Sicilia. Bravi, avete ammazzato l'idea, ora vi siete trovati in una situazione che continuate a fregarvene. Complimenti. Torniamo un attimino a noi. Quindi questo sistema sta andando avanti e abbiamo stabilito, mi pare, Alessandra, la chiusura, ecco, questo attenzione a questa notizia. 18 aprile sarebbe sabato, e allora sabato, lo dico una volta per tutte, si bloccano le richieste per ottenere la Family Card. Anche perché il tempo l'avete avuto. Cosa significa questo? Significa che tutte quelle che sono state incamerate ci fermiamo e comunque ci servirà per esitare tutti i casi strani che abbiamo verificato e anche fare tutte le denunce dei tentativi di truffa di cui ora vi parlerò. Quindi sabato alle ore 20, ve lo dico, invito i media e la stampa a darne una diffusa rilevanza, anzi vi dico grazie per l'aiuto che ci state dando e per il servizio che stiamo svolgendo. Quindi sabato 18 alle ore 20 si chiude la fase delle stanze per quanto riguarda il sostegno alimentare. Poi ci sarà una settimana per fermarci e quindi analizzare, e eventualmente se c'è qualche anomalia su qualche stanza la vediamo pure, ma ovviamente lo riprenderemo dopo, e vi dico ora anche perché. 30 di aprile, altra data importante, scade il termine per l'accreditamento delle attività commerciali. Abbiamo superato credo le 110-120 attività, quindi siccome vogliamo garantire a tutti di potersi convenzionare,
però abbiamo anche problemi di rendicontazione, quindi siccome di ognuno poi dobbiamo fare dei clienti il cruscotto per poter fare la rendicontazione, non possiamo lasciare la procedura aperta a vita. Quindi altra scadenza importante, 30 di aprile, tutte le attività commerciali che si vogliono convenzionare hanno il tempo di farlo, dopo no, si finisce perché abbiamo problemi tecnici, quindi ancora avete 15 giorni di tempo, però vi consiglio di affrettarvi. Questo perché? Perché noi, chiusa questa procedura, la prossima settimana usciamo con gli altri bandi, giusto assessore? Perché sì, state lavorando in continuazione. Ora l'assessore vi farà tutta una serie di casi pratici che si sono verificati oggi, io finisco con queste comunicazioni e poi andiamo proprio ad esempi concreti. Allora, usciremo con gli altri bandi, quello per quanto riguarda il pagamento delle bollette Enel e gas, non me lo sono dimenticato, come vedete. Datemi un attimino il tempo, prima abbiamo pensato a mangiare e a garantire da mangiare. Vi chiedo scusa se c'è stata qualche disfunzione, tenete conto che noi abbiamo avuto mediamente, mi spiegavano, 2.000-3.000 telefonate a ogni mattinata. Anche di più. Anche di più, mi dice, anzi ci hai dato, ora lo potrà dire l'assessore. Quindi una squadra che ha cercato di assistervi, però mi permetto di dirvi con una punta d'orgoglio che questo sistema così non è partito da nessuna parte. Trovatemi una città dove è partita questa operazione con questa logica. Trovatemi una città che sta per pubblicare il bando per il pagamento delle bollette di marzo, aprile e maggio e l'altra settimana ancora per il pagamento, perché essendo le azioni esecutive sospese ci stiamo prendendo questo tempo, ma ve l'abbiamo detto dall'inizio, le famiglie che sono in difficoltà riceveranno da noi il sostegno per pagare anche l'affitto di marzo, aprile e maggio. Della casa principale, ovviamente, perché quella è la misura. E quindi potete, da questo punto di vista, non vi preoccupate, per quella c'è tempo, perché le azioni esecutive sono sospese. I proprietari lo sanno che noi abbiamo questa misura in corso, per cui da questo punto di vista non c'è nessun problema. Usciremo anche con quest'altri due avvisi e li dobbiamo fare separatamente perché purtroppo la burocrazia ci costringe a rendicontazioni diverse. Se no avremmo fatto un solo avviso, per come io già avevo impostato con suggerimento di Carlotta Previ, di Alessandra Calafiori, il 31 di marzo, purtroppo non è stato possibile, ma come vedete non ci siamo fermati, né ci siamo fermati del perché ancora ci manca il 70% dei soldi che ci ha promesso Musumeci. Bene, portatemi una città, quando dicono le altre le hanno fatte, fatevi fare nome e cognome. Mi pare che qualcuno ti suggeriva, Alessandra, qualche cretino, che dovevamo copiare le delibere di Catania. Ecco, andate a guardare, e io gli voglio bene al mio collega sindaco di Catania, sul sito di Catania ci sono stati 3 rinvii finora, 3. Mi pare ce n'è un altro al 20 di aprile. E si deve telefonare a un numero di Bologna, mi dicevano loro come assistenza. Io non so cosa è successo lì, ovviamente e ha la mia solidarietà il sindaco di Catania, ma ce l'ha pure la comunità dei catanesi, ovviamente. È ovvio che noi invece stiamo vedendo che tutto ciò che è iniziato a Messina è stato, e sono contento, perché quando vengono imitati modelli positivi, quando lo stesso cretino mi accusava che giocavo con i droni, ora il modello droni, guarda caso, lo stanno usando in tutti i comuni, perché è necessario, non per altro. Io non è che giocavo, io già avevo una visione di quello che si doveva fare, perché il mio mestiere lo conosco e l'ho dimostrato sul campo, prendendomi le mie responsabilità e mettendoci la faccia, come faccio sempre, anche sbagliando, ma non sono una persona che fugge dai propri errori. E questo qui ve lo voglio proprio anche raccontare. Ieri sera, mentre eravamo in diretta, non so quanti di voi mi hanno seguito ieri sera, però abbiamo toccato 19.000 e quindi vi ringrazio perché all'improvviso ho lanciato questa diretta, eravamo circa 19.000 e a un certo punto ho parlato di quello che hanno fatto le Iene. Le Iene ieri mi hanno, come si dice in dialetto siculo, mascariato, perché si sono permessi di scrivere che io ero a questo corteo funebre, di cui abbiamo altri dettagli che ora consegneremo comunque alla procura, relazioni fatte dalla nostra polizia giudiziaria, che ringrazio per la puntualità, per la velocità, dichiarazioni acquisite anche da chi era lì addetto al
cimitero, dichiarazioni di quanto erano e quanto non erano, proprio per sgonfiare comunque la situazione rispetto a un'azione di sciacallaggio contro il sindaco. Contro il sindaco! Cioè qui si è sparato contro il sindaco! Cioè è stato più importante colpire il sindaco e non magari eventuali trasgressori, nella quantificazione ormai anche chiara, eventuali trasgressori di una norma. No, spariamo al sindaco! Bravi! Bravi! E brave le Iene, perché mi daranno la possibilità di fare tanta beneficenza, perché hanno fatto questo loro pezzo descrivendo che io addirittura Alessandra, chissà perché non hanno scritto che c'era pure qualche assessore, minuto, dove sei l'assessore ai cimiteri, perché non c'eri? E perché non sei importante ancora come bersaglio, quando diventerai importante devi stare attento, dovete stare attenti, perché hanno scritto nel loro pezzo che io ero presente a questo corteo funebre. Vergognatevi, delinquenti, vi perseguiterò da un punto di vista giudiziario in tutti i tribunali d'Italia, vi dovete vergognare, e se avete veramente gli attributi dovete dire, io lo so già chi vi ha dato la falsa notizia, peggio per voi, partita da Messina, da un delinquente di Messina che si è bene, era felicissimo questo delinquente, il post quanto ne ha fatto e come ha fatto girare tutto, beh non vi preoccupate, come sanno anche i bambini, prima o poi vi becchiamo uno a uno, a uno a uno. Intanto ieri questi sono scivolati sulla buccia di banana, e mentre ero in diretta che ho preannunciato la querela, sono stati talmente cretini, quindi delinquenti e cretini, hanno cambiato il post in diretta quasi. Alessandra, voi siete avvocati, chiamate reo confessi questi. Assolutamente. Reo confessi, bravi. Ma dalle Iene affronteremo anche altre, da Giulia Grillo, che quando io ho detto che la querelavo perché ha parlato di presunti privilegi che le autorità locali, non specificando quali, quindi può essere il sindaco, il questore, il prefetto, no? Vero Giulia Grillo? Quando che? Come ho scritto che ti querelo? Hai cambiato il post scrivendo che l'hai cambiato perché c'erano troppi attacchi alla mia persona. Grazie per la solidarietà. Grazie. Ma guarda che io mi so difendere da solo, perché c'è la gente che mi difende. Quindi la querela ora ci sarà anche per te. Vedete, io odio queste cose, ma quando si tratta di tematiche così sporche, di tentativi di accostarmi ad ambienti schifosi come quelli mafiosi, guardate, io esco di testa, non transigo, perché non ribadisco, mi fa schifo la mafia, i mafiosi e coloro che campano anche con la finta antimafia, cari miei, perché c'è la mafia e la finta antimafia, che sono la stessa faccia della medesima medaglia schifosa che tiene sotto scacco i siciliani, lucrano sulle spalle dei siciliani. Quindi ecco perché su questo non transigo. Ecco, è successo questo proprio per introdurre quelli che sono i tentativi in questi giorni di sporcare questi risultati. Questi sono risultati, mi permetto di dire, storici. E ribadisco, sono partiti da qui col lavoro di squadra di tutti. Abbiamo avuto pure noi i nostri problemi, ma noi siamo partiti e potevamo partire già il 3-4 di aprile, e perché ci siamo messi appresso alla regione che cambiava le carte in tavola in continuazione, e ancora aspettiamo i soldini, ma intanto stiamo andando avanti, perché i 39 milioni e 3 l'abbiamo noi individuati in una manovra complessiva. Portatemi una delibera di un solo comune, di una sola città in Italia che ha visto, che ha inquadrato in modo così organico come abbiamo fatto qui a Messina la situazione di emergenza e del post emergenza. Portatemene una, anche gli imprenditori e il Presidente della Camera di Commercio che ci scrive, signor Presidente della Camera di Commercio, che avete preso i vostri soldi, li avete dati all'ASP e possono riutilizzare da Milazzo, ma per cortesia li possiamo utilizzare ovunque, ma signor Presidente della Camera di Commercio, io la prego, quando vuole io mi confronto a casa mia, quindi il suo invito in Camera di Commercio, guardi, le dico, venga a casa mia. Ok? A Palazzo Zanca, perché io sono il sindaco della città e io non consento e non sono asservito a nessun potere forte, e le assicuro, Presidente della Camera di Commercio, che finirà anche la gestione privatistica dei nostri porti e di tutto l'affaccia a mare, il waterfront,
Questi si chiamano azioni da prenditori, prendono e pisciano sulla città, né più né meno. E vorrebbero anche dettare le regole all'istituzione municipale. Ma con chi pensate di avere a che fare? Con chi pensate di avere a che fare? È logico che su questo fronte non mi troverete mai. La città deve essere restituita ai cittadini. E chi pensa di continuare a lucrare su quelli che sono gli elementi essenziali della città, con me vi assicuro che ha sbagliato indirizzo. E mi potete far attaccare quanto volete, non cambio idea, si va avanti senza se e senza ma anche su questo fronte. E allora mi dispiace dover qui dare lettura del bollettino di guerra, dove mi ritrovo con intanto con la sospensione, Alessandra, correggimi se sbaglio, che ora ti passo il microfono, di 202 stanze, giusto? Sì. E allora sappiate che abbiamo bloccato la card a 202 utenti, di cui 156 hanno dichiarato di non avere reddito. Sostanzialmente la lettera A. Oh, quindi famosa lettera A. Quelli ex lettera B hanno dichiarato di non avere nessun sostegno pubblico e sono quindi 156 quelle della lettera A e 46 della lettera B, totale 202. Quindi, siccome ci è capitato pure che qualcuno di questi si è incazzato, non solo ci ha dichiarato il falso, truffatore sciacallo, ma ti sei pure incazzato perché non ti funzionava la card alla cassa. Alla cassa. E che volevi? Che ti continuavamo a autorizzare a truffare la comunità? Bene, queste persone ora, ovviamente abbiamo il quadro, verificheremo una volta per tutte se si tratta di dichiarazione falsa, se si tratta di disguido, se si tratta di un errore nostro, perché è una cosa vergognosa. L'ho curata personalmente, che tanti di voi mi scrivono, voi dovete perdonarmi, io non è che riesco a smistare tutti i vostri messaggi e anche a leggerli, ve lo dico, vi dovete perdonare per questo. Ma un caso mi è capitato stanotte, uno di un nucleo familiare fatto da quattro persone e la card gli è stata rilasciata per tre persone. Lo sai perché, Alessandro? Perché all'anagrafe abbiamo ora scoperto circa mille casi dove non sono aggiornati i bambini. Ma dico, ma di che stiamo parlando? Ora che siamo a casa in lavoro facile, ma perché non ve le sistemate queste banche dati? Gli ho già scritto al direttore generale. Ecco, bisogna approfittare di questi momenti per sistemare il lavoro che è stato fatto male prima. Questa aveva ragione, ma giustamente, siccome si basavano un attimo sullo stato di famiglia, lo stato di famiglia era collegato, risultavano tre componenti. Ecco, vi ho citato un caso paradossale, aveva ragione. Ho dovuto investire io personalmente. I tecnici, li ringrazio, e quindi l'abbiamo modificato. Quindi noi, prima di denunciare queste 202 persone, ovviamente faremo tutte le verifiche del caso. Intanto vi sospendiamo la carta, però, e quindi anche i soldi che sono stati spesi per 111.000, anzi porto erogato 111.000 euro, speso 12.000 euro, quindi è ovvio che non possiamo fare spendere a babbo morto. Quindi hanno speso questi 200 denti la media di, con la matematica tu si sciarriata, no? Ma 12.000 euro diviso 200 farà quanto? 600 euro, giusto? 600 euro per 200. Allora, Luciano, quanto fa 120.000 euro o 12.000 euro? Allora, mentre voi me lo dite in diretta, io vado avanti con gli argomenti per capire quanto effettivamente hanno speso a testa. Io credo che dovrebbero essere su circa 600 euro. Comunque, fatevi voi l'operazione. Sappiate, operazione matematica, è stato speso, sono stati spesi 12.532 euro. Anzi, vediamo chi è più bravo. Gli utenti, quindi i nuclei familiari che hanno speso presuntivamente abusivamente, ma ancora da verificare, intanto abbiamo sospeso la carta, sono 202. Fatevi l'operazione esatta, chi è il primo a darci il risultato avrà poi una mascherina personalizzata. E allora, questi, tenete conto che sono situazioni molto molto delicate,
per le quali io vi avevo invitato ad evitare. E infatti erano arrivate qualche 400 richieste d'annullamento. Siamo salite. A quanto siamo con le richieste d'annullamento? Siamo a 1096. 1096. E allora, chi è che ha fatto la richiesta d'annullamento, io lo ringrazio. Lo ringrazio. Siete stati dei galantuomini. Perché vi siete resi conto, magari eravate distratti quando avete fatto la domanda, e ovviamente, avendo il vostro sindaco detto chiaramente che vi si avvii, che vi vengono, che vi avremmo beccato, è arrivata la risposta: 60 euro. 60 euro. Quindi la mascherina personalizzata del Marco Luciano è lì che suda, è lì che suda. So che era 60, ma almeno stammatizziamo un poco. E poi avevo una mascherina personalizzata con la linguaccia, con scritto un babbio, e l'ho messa in palio, e così almeno l'abbiamo attribuita. E allora qui hanno fatto veramente il ratto inutile, no? Cioè una cosa inutile, perché i 60 euro questi ora comporterà non solo la denuncia, ma la decadenza anche degli aiuti per gli affitti e le bollette, perché magari chi non rientra nel sostegno alimentare può rientrare nelle altre misure. Quindi perché dichiarare il falso, se noi con la logica dell'accumulo, che ora spiegherai nuovamente cosa significa un esempio pratico, vi possiamo aiutare sulle altre misure, perché tentare di truffare? Quindi quanto, Alessandra? 1096 messinesi hanno fatto l'istanza di annullamento della richiesta della Messina. Tra l'altro, sindaco, questi nominativi saranno comunicati anche all'Inps. Io ho sentito il direttore, ho già evidenziato che ci sono questi casi. Allora, che saranno anche Alessandro, ti passo il microfono, completiamo il ragionamento su questo fronte, facciamo degli esempi pratici e poi passeremo la parola a Max. Poi vi dirò alla fine altre cose importanti. Sì, grazie sindaco. Allora, naturalmente questo dato anche delle domande annullate è in aumento, perché ci sono pervenute anche delle mail e noi stiamo procedendo a lavorarle, a smistarle, quindi non vi preoccupate, anche se avete mandato delle mail vi arriverà poi la comunicazione dell'accettazione, quindi potete stare tranquilli, perché per carità, dico, l'errore può essere commesso e quindi si deve dare la possibilità anche di evidenziarlo. Quello che ci capita molto spesso, sindaco, è che ci arrivano segnalazioni di persone che vivono di fatto con alcuni compagni, conviventi, però la residenza non risulta, perché magari risulta con altri soggetti. Ora, noi abbiamo detto sempre che dobbiamo mettere dei dati certi, per noi i dati certi sono quelli dell'ufficio anagrafe, con le opportune rettifiche che stiamo facendo per quei soggetti che ancora non ci risultano e naturalmente stiamo allineando, però non possiamo prescindere da quelli che sono i dati dell'ufficio anagrafe. Quindi purtroppo nei casi, anche se da un punto di vista giuridico mi rendo conto che ci sono delle situazioni immutate, ma che all'ufficio anagrafe non risultano, noi dobbiamo far fede proprio su quelle. Ma in questi casi possiamo intervenire con l'aiuto attraverso delle borse della spesa, perché ci rendiamo conto che ci sono delle situazioni di difficoltà, soprattutto per coloro che vivono nelle baracche e alcuni, diciamo, passaggi di residenza non si sono perfezionati, ma noi non possiamo fare tante eccezioni, perché naturalmente sono tante le situazioni che ci sono arrivate, ma dovremmo fare eccezioni un po' per tutte, non è possibile, la linea è quella, a quella ci atteniamo, l'aiuto ve lo facciamo avere sotto un altro mezzo, sotto un altro sussidio, attraverso la consegna delle borse della spesa. Il nostro lavoro oggi è continuato nelle circoscrizioni, oggi ci sono state molte più presenze nelle circoscrizioni, sono state oltre 300 nelle sei circoscrizioni, ci sono stati anche dei momenti un po' animati, soprattutto nella quinta circoscrizione, ma ci sono delle lavorazioni anche delle pratiche, soprattutto per quelli che chiedevano l'annullamento, è chiaro che ci vogliono anche i collegamenti da porre in essere e dei tempi d'attesa purtroppo ci sono stati, anche perché nel frattempo gli operatori dell'Elpodè della Maggioli continuano a risolvere anche le piccole problematiche degli utenti, a rispondere alle telefonate, questo centralino a cui rispondono pur se c'è un unico numero che ripeto che è lo 090 21 44 611 a cui bisogna rivolgersi soltanto per problemi tecnici. Qui rispondono 20 operatori, quindi abbiamo un solo numero, ma rispondono 20 operatori perché naturalmente il segnale gira nella linea e quindi ci sono 20 persone che rispondono. Ci sono dei tempi di attesa, capisco
che non siete riusciti tutti a parlare, però vi assicuro che le risposte arrivano, come le risposte arrivano anche da parte degli assistenti sociali che lavorano in smart working. Qualcuno mi ha detto: io ho chiamato ma non mi hanno risposto. C'è un sistema di trasferimento di chiamate con i cellulari, noi abbiamo indicato i numeri fissi delle loro stanze, quindi quelle che sono presenti al satellite, ma è stato attivato tramite il CED un trasferimento di chiamata, quindi ci sono degli squilli in cui dà libero, ma di fatto l'utente è occupato in quel momento, quindi richiamate, perché oggi sono arrivate 1.075 chiamate, quindi c'è stato anche un lavoro, perché ogni giorno mi fanno un report consistente da parte delle assistenze sociali, che hanno aiutato a risolvere diverse problematiche e a rispondere ai vari quesiti che vengono posti in essere. Quello che vi voglio ribadire è di essere quanto più puntuali possibili nelle dichiarazioni, di dichiarare tutti i redditi che sono presenti all'interno del nucleo familiare. Non significa nulla se la domanda la fa una persona, ma poi non dichiara i redditi dell'intero nucleo. Devono essere dichiarati tutti, non soltanto quelli dell'istante, perché sindaco, mi è capitato anche questo. Cioè, un signore che mi ha detto: ma sa, la domanda l'ho fatta io, quindi pensavo di dover mettere solo il mio reddito. Sì. Non funziona così. E noi l'abbiamo anche specificato, l'abbiamo aggiunto anche all'interno della piattaforma, abbiamo detto che bisogna indicare il reddito dell'intero nucleo familiare, quindi siate attenti in queste dichiarazioni, perché come vedete con il sistema anche di incrocio dei dati che noi abbiamo con l'INPS, queste situazioni le vediamo tutte, quindi non c'è possibilità di dire: ma tanto magari a me non mi prendono i controlli, non li facciamo a campione noi, li facciamo con anche i bambini sanno che il sindaco prima o poi vi becca, o no? Sì. Una cosa, scusami, che me l'ha mandata un consigliere che non faccio il nome perché non voglio creare ogni volta, e allora ribadisco agli inquilini degli immobili di proprietà comunale che noi già abbiamo deliberato la sospensione dei pagamenti e porteremo in consiglio comunale insieme ad altre proposte l'esenzione, perché ovviamente se stiamo sostenendo chi ha bisogno con l'erogazione del contributo, chi è negli immobili di proprietà siete circa 2.000, e allora non c'è bisogno che pagate, l'abbiamo detto all'inizio, ve lo ribadiamo, chi è negli immobili di proprietà del comune e per ora non deve pagare marzo, aprile e maggio, io vi dico che la proposta su cui in ogni caso abbiamo lavorato anche in giunta, quella citata il 31 di marzo, è per darvi l'esenzione totale, quindi l'ho voluto ricordare perché giustamente mi è stato sollecitato nel ricordarlo. Sì, ci sono altri casi che voglio anche attenzionare che riguardano quelli dei coniugi che sono separati. Il mantenimento va dichiarato, perché anche questa è una forma che viene percepita con carattere di continuità, siamo nell'ipotesi della lettera A e quindi anche questa forma va assolutamente dichiarata. E naturalmente tutte le situazioni particolari, casi specifici, noi siamo disposti ad affrontarlo, ma come? Con i documenti alla mano, perché se naturalmente ci sono delle separazioni e il coniuge è autorizzato a vivere separato, noi con i documenti alla mano, attraverso gli assistenti sociali, il nostro back office, valuteremo queste situazioni e naturalmente apporteremo quelli che sono i correttivi giusti che devono essere fatti, quindi siamo precisi anche da questo punto di vista, ma con i documenti, non io ho questa situazione, tutto deve essere documentato e noi cercheremo di risolvere tutte le situazioni che ti posso dire sono tante, sono variegate e rispondiamo continuamente al telefono, anche io stessa vengo contattata direttamente e cerco di dare anche delle risposte, perché magari sai, alcune volte dicono: se lo dice l'assessore è così, non è così, perché voglio dire anche i nostri assistenti sociali sanno benissimo quali sono le situazioni. Ragazzi, oh, la volete smettere lì a San Filippo Superiore di giocare con i motorini elettrici? Qua vi sto guardando in questo momento. Volete andarvene a casa o devo salire io? Ritornate a casa cortesemente, va bene? Grazie, scusatemi. Poi nel frattempo, sindaco, come hai ben detto, noi oggi abbiamo anche lavorato e definito quelle che sono le procedure che avvieremo per gli affitti e per le udienze. È un quadro economico anche molto importante, molto significativo, in cui sono in ballo diverse risorse,
ma anche qui vi ripeto, i controlli saranno molto rigidi e rigorosi, ma come è giusto che sia, perché se c'è una situazione di necessità noi ci siamo, siamo presenti, vi eroghiamo quello che vi occorre, ma i furbetti, come vedete, li steniamo tutti, anche perché tutto sarà documentato attraverso i contratti che dovranno essere regolarmente registrati. A me dispiace per coloro che hanno dei contratti in nero, ma noi dobbiamo lavorare soltanto sui contratti registrati, soltanto su situazioni certe, e vedremo anche di trovare il modo di venire incontro anche ai locatori, perché capisco che anche i locatori si trovano in questo momento anche in difficoltà, perché magari hanno quelle fonti di credito, quindi anche voi possiamo demonizzare i proprietari. Anche voi vi dico, magari cercate di avere anche un attimo di pazienza e vedremo come risolvere tutte queste situazioni, e quindi vedremo anche come affrontarle tecnicamente anche con il vostro aiuto, perché dovete sapere voi che in questo caso è il comune che interviene e paga, quindi stiamo anche studiando quella che è la misura da attivare, perché vogliamo un coinvolgimento attivo anche da parte del locatore, che sa che questo pagamento sarà fatto dal comune mediante, diciamo, una forma ben precisa e ben specifica, quindi massima trasparenza in tutti gli atti che stiamo ponendo in essere. Allora, questi di San Filippo, i ragazzi, l'ho visto che sono di Santa Lucia sopra Contessa, perché io qua vedo tutto. Quindi andate bene a casa, per cortesia. E allora, prima di passare la parola a Max, dobbiamo dire che ha vinto la mascherina personalizzata, no? Mascherina personalizzata, che se io fossi qui ve la faccio pure vedere, comunque, ora ve la farò vedere. Allora, la mascherina, secondo il nostro notaio Luciano, il primo a rispondere, ve lo diciamo subito, Max, preparati che ora intervieni tu, scusami se ti abbiamo preso troppo tempo, eccolo qua. E allora si chiama esattamente, ecco, qui individuato con i nostri sistemi, Tony Crisafulli, è il primo che ha risposto correttamente a quella che era un'operazione matematica che con Alessandra abbiamo fatto finta di non risolvere, perché volevamo vedere la prontezza. Bravo, dico bravo a Tony Crisafulli. Magari scrivi nel commento il tuo cellulare o lo mandi alla nostra segreteria, così vediamo dove abiti e ti faremo recapitare questa mascherina esclusiva. Ora, mentre parla Max, ora la cerco nella mia borsa, nelle tante che mi hanno regalato personalizzate, non ne usavo ovviamente, e te la faremo recapitare. Vai Max, andiamo. Grazie sindaco, dati. Buonasera a tutti, diamo lettura dei dati pervenuti oggi dall'ASP aggiornati alle ore 11. Sono 366 i contagi certificati, quindi 8 in più rispetto a ieri, sono 132 i ricoveri, 46 sono i guariti, uno in più di ieri, e 37 i deceduti, purtroppo uno in più di ieri, una 89enne è deceduta al Policlinico di Messina. Sono pervenute 35 segnalazioni sul form presente online del Comune di Messina. In totale se ne abbiamo ricevuto dal 9 marzo 2118 dichiarazioni di auto-isolamento. Sono state gestite 455 chiamate dal call center della Protezione Civile, delle quali 454 generiche e una di comunicazione di auto-isolamento. Scusami Max. Prego, sindaco. Scusa. Allora, questa è la mascherina esclusiva che sarà recapitata a Tony Crisafulli, mi pare? A Tony Crisafulli, vedete, è ancora qui nella confezione, no, non l'ho toccata, ora la metteremo in un'altra confezione e la faremo recapitare. Una mascherina esclusiva, ubabio. Scusa. Sono pervenute 35 mail, delle quali 13 per attraversamento e segnalazione di autodenuncia sullo stretto, 20 sono generiche e 2 riguardanti Family Card. Sono invece state gestite dalla Social City verso vari soggetti le consegne di 145 pasti caldi e 246 buste della spesa. Sono inoltre state gestite 22 richieste di farmaci e presidi dal personale del segretariato sociale della Messina Social City, e le associazioni intervenute oggi al COC sono state 8 per un totale di 35 volontari. La Polizia Municipale ci ha
fatto pervenire il proprio report delle attività svolte dalle 18 di ieri alle 18 di oggi, sono stati effettuati 2.874 controlli di attività commerciali. Sono 133 i controlli dei veicoli in transito, 71 i controlli di pedoni, 173 i controlli di autocertificazioni, 27 i controlli per assembramenti. Sono state inoltre elevate un verbale di contestazione in violazione del decreto legislativo 231 per l'importo di euro 2.000, una verbale di contestazione in violazione del decreto legislativo 193 per l'importo di euro 1.000, un verbale di contestazione in violazione della legge regionale 18 euro 308, un verbale di contestazione in violazione dell'ordinanza sindacale numero 61 per l'importo di 450 euro e due verbali di contestazione in violazione dell'articolo 80 del codice della strada per l'importo di euro 346. Il totale delle sanzioni elevate è pari ad euro 4.104. Prima di dare lettura dei ringraziamenti di oggi, avrei da comunicare una comunicazione da parte di AMAM, che a causa dell'improvvisa situazione non ha avuto il tempo ancora di comunicare ufficialmente sul sito la notizia. Quindi è stata staccata oggi in anticipo l'erogazione dell'acqua per un lavoro urgente su Calatabbiano. Domani mattina l'erogazione in città e nella Riviera Nord inizierà dalle ore 8 circa, in quanto l'impianto verrà riattivato alle ore 06:00. E in questo frattempo, sindaco, desideravo dare altre comunicazioni, perché le attività degli assessorati, insomma dell'amministrazione, continuano. Quindi volevo comunicare che da lunedì riprenderanno le risagomature delle alberature in città, quindi ripartono gli interventi di potatura degli alberi per la risagomatura. Si è completato il lavoro sui torrenti, si è completato da adesso il torrente Guardia, quindi gli interventi di manutenzione sui torrenti continuano ad andare avanti nonostante gli step, perché la messa in sicurezza viene prima di ogni altra cosa. E in più sono partiti i lavori per la sistemazione della barriera, la scogliera diciamo che c'è a Galati, che era stata danneggiata, e in più è stata già confermata la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri per l'avvio dei lavori per il progetto definitivo di 3.5 milioni di euro, sempre su Galati. Desidero ringraziare quindi la signora Politano per una maschera di Decathlon. Facciamo solo un foglio di ringraziamenti, Piero Paolo, che devo concludere. La macelleria Panarello Francesco, sarò velocissimo. Sì. I ristoranti che hanno continuato a preparare, a confezionare i pasti caldi per la Messina Social City, quali si è aggiunta dopo la piazzetta di ieri anche i Vastasi. E la signora Melania Greco ha donato della carne, il signor Presti Antonino di Castanea 300 uova, l'associazione Unione Cattolica Stampa Italiana e insieme all'associazione I Fichissimi, che hanno provveduto a fornire del genere alimentare, e la comunità evangelica del Pastore Croce di San Filippo Inferiore, che domani distribuirà delle mascherine nel rione di Santa Lucia sopra Contesse e quindi andrà all'interno delle palazzine ACP a portare queste mascherine. E poi tutti i panifici, che oggi evitiamo di elencarli tutti uno per uno, però sono sempre i soliti, quelli che giornalmente li ringraziamo perché continuano a fornirci il pane che destiniamo alle buste della spesa e alle case di riposo e alle altre strutture che ne hanno bisogno. Pertanto vi ringrazio, per oggi è tutto, sindaco. Grazie Max, noi non finiremo mai di ringraziare l'assessore Minutoli, l'assessore Calafiore, che ovviamente con tutti i volontari, con tutti i funzionari, con Messina Social City, con tutti coloro che stanno collaborando con noi e ovviamente con tutte le persone che sono presenti qui, c'è un esercito a tutti gli effetti. Li ringraziamo per questa costanza e soprattutto anche in relazione a quelle che sono certe volte le ingiuste critiche. Non siamo perfetti, per carità, però come vedete abbiamo messo in piedi un modello che a ogni giorno che passa lo stiamo affinando, e in ogni caso siamo qui, quindi comunque siamo presenti sul territorio e stiamo cercando di risolvere tutto e di starvi vicino. Io vi lascio con una mia riflessione che devo farvi, perché
Ieri io ho interrotto per qualche ora le mie attività perché non stavo bene. Non stavo bene non che ero stanco, ero ferito da tutto quello che si è verificato negli ultimi 3 giorni e che soprattutto non ferito per la mia persona, ma perché tutte queste calunnie, tutte queste azioni che riguardano, abbiamo parlato ieri sera, quindi non c'è bisogno che io mi ripeta, però è ovvio che hanno tentato di sporcare la nostra città e di sporcare i nostri risultati, e questo io non l'accetto. Io sono qui, bersagliatemi, prendete me di mira, ma non toccate la città di Messina, non vi permetto, e questo vale per tutti, anche quei deputati nazionali che hanno fatto uno sciacallaggio sulla propria città, vi dovete vergognare, fatela sul sindaco De Luca, ma non fatelo sulla città, non fate passare mai Messina per una città che tollererebbe privilegi ai mafiosi, mi fate schifo tutti quelli che avete agito in questi termini, ripeto. Fino a quando attaccate De Luca, vabbè, pazienza, ci sono abituato, anche se mi mancava ormai l'ultimo attacco che finora nessuno si era permesso di fare, che era quello quasi di tenermi o di immaginarmi o rappresentarmi come quasi tollerante nei confronti di azioni mafiose o comunque simili o conniventi. Vi assicuro che tutto questo ieri mi ha fatto male, l'ho superata questa fase. Vi ringrazio per gli oltre, credo, 5.000 messaggi che sono arrivati ieri, ringrazio anche la stampa locale che ha compreso che questo è ancora il momento più delicato, dove dobbiamo comunque, al di là degli strafalcioni personali del sindaco, bisogna comunque stare uniti e soprattutto fare squadra per difendere quando ci sono attacchi nei confronti della città, anche purtroppo di certi personaggi che vivono in città, e pur di colpire il sindaco De Luca colpiscono l'intera comunità. Questa è l'azione che non è condivisibile. Attaccate me, ma non toccate Messina. Questo ve lo dico a caratteri cubitali, e su questo altare io andrò allo scontro con chiunque, e la città in questo deve saper fare sistema. Non chiedo di fare sistema rispetto al vostro sindaco, per carità, io in ogni caso mi difendo da solo, ma quando si tratta di mettere in discussione la città, lì dobbiamo veramente essere non bravi, dobbiamo essere leali con la nostra terra, perché quando mettiamo in discussione la nostra città significa che stiamo spalando fango sul di noi e sul futuro, sul presente e futuro di tutti i nostri figli. Quindi vi ringrazio per questa grande manifestazione di sostegno che ho avuto nei confronti della città. Poi viene il sindaco, poi passo un momento dopo e andiamo avanti, perché noi assieme abbiamo dimostrato di avere una visione strategica di questa emergenza. Noi assieme supereremo queste emergenze, noi assieme rilanceremo la città di Messina. Lavoriamo assieme per questo. Grazie e ci vediamo domani alle 18:45.